Buongiorno a tutti ragazzi, qua Albi che parla come sempre, sono tornato qua con un nuovo video, un nuovo episodio di Master Ball League. Cerchiamo di fare un video un pochettino un po' più serio, cercare di giocare un pochettino meglio. Però prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo foste, perché l'iscrizione è una cosa gratuita che mi supporta, e di lasciare un bel like e un commento. E niente, una volta fatte queste premesse ci becchiamo direttamente in partita. E vi ricordo inoltre che il team che vedete il martedì o il giovedì in base ai video, comunque uno dei due team, troverete il video su TikTok che vi lascio qua sotto in descrizione. Quindi se volete poi il rental del team andatevelo a vedere su TikTok. Io il team sto usando sempre il solito. Adesso vediamo un attimino come va la situa. Allora io provo a uscire così per il semplice fatto che voglio portare Tornado se ci aiuta davanti, perché comunque fanno tanti danni, veramente tanti tanti tanti. L'unica cosa che ho qualche dubbio è che CU soffra un po' quello Shifu. Però comunque abbiamo la Terra Flying. E poi porterei dietro appunto Rilla, perché comunque fa danni di là, dà fastidio, mette il campo. Anche se potrei pensare di togliere Rilla, mi metterà Ironhands, Fluttermane lo mettiamo, perché teniamo a bada un po' di roba e direi così. E tra l'altro va benissimo Tornadus, perché possiamo mettere il Sun a nostra scelta e andare a togliere quindi la tempesta, che può andarci a mettere dentro Titar. Quindi direi che non è male come cosa. Si è buggato un po' tutto. Comunicazione in corso. Ok, ci siamo. Allora, io qua direi... lui è quello buio. Quindi io direi un Sunny Day, proprio goloso, golosissimo. Qua facciamo la Tera. O facciamo Tera scoppio di qua, oppure Tera e onda calda. Comunque un po' di danni li facciamo. Vediamo come va. Non so, secondo me può andare, perché io devo evitare comunque che lui mi faccia male. Ho fatto la Tera perché è vero che il suo pugno è quello di tipo buio, che adesso non mi ricordo mai il nome perché l'ho visto veramente poco dietro. Però il problema è che fa malissimo. Qua intanto non prendiamo il fake out perché abbiamo l'anonimanto. Esatto, io volevo evitare appunto close combat, e con questa fantastica Tera lo evitiamo. Cioè lo evitiamo, lo tankiamo alla grande. Lui si tira giù la difesa per il close combat e noi andiamo puliti dentro con la nostra onda calda. Direi che ha funzionato. Cioè la mia idea era proprio questa, perché appunto sennò era un po' un casino, andavamo un attimino in crisi. Però cioè, secondo me ha funzionato, cioè, era quello che volevo fare effettivamente, perché il fake out non lo potevamo prendere. Adesso lui qua si trova con Salamence e Garchomp, tutti e due che prendono schiaffi da Fluttermane che ho dietro. Quindi se poi entro Ironhands Fluttermane nello stesso turno non abbiamo problemi. Tra l'altro lui ha ha comunque un oggetto addosso su quel Salamence, chissà che cos'è. Allora vediamo un attimino cosa fare qua, perché io userei Tailwind. Vediamo se siamo più veloci, e sono curioso di sapere quanto danno gli faccio sotto Sun se attacchiamo prima, ovviamente. Allora, onda calda, si attacchiamo prima. La faccia del cazzo. Lui usa Swordens, ma è un setup che sarà inutile per lui, perché noi siamo sotto il Tailwind. Va a setup, tra l'altro li setup tutti e due. Ma non so quanto te ne puoi fare di questo doppio setup. Abbiamo detto che giocava meglio, abbiamo trovato un po' un pollo contro, però oh raga, ogni tanto ci dobbiamo trovare anche noi polli contro. Abbiamo fatto bella figura, abbiamo usato 4 mosse e abbiamo portato a casa la partita. E con questa partita portata a casa così, veramente in maniera abbastanza rubata, abbastanza veloce, abbastanza tranquilla, almeno sembriamo anche forti, avremo un titolo clickbait per questo video. Io vi ringrazio per l'appunto per la visione del video. Un salutone e noi ci becchiamo con un prossimo.